Come si prende l'airdrop di Stride? Lo dicevamo qua nel gruppo AC69 Crypto Trading. Andiamo subito a vederlo. Ci copiamo qua le istruzioni e il link. Andiamo sul nostro Kepler. Come vedi, ho l'estensione qua in alto a destra e apriamo app.stride.zone/airdrop. Abbiamo ancora 88 giorni per prenderci i nostri Stride gratis e sono airdroppati a chi faceva staking di Atom, Osmo, Stars e Juno. Qui, come vedi, c'è chi si qualifica per l'airdrop. Quando ci clicchi ti dice tutti i criteri. Eccoli qua. Era per chi faceva staking di almeno 10 Atom e massimo 4200 Atom entro domenica 14 agosto alle ore 13 UTC, Stars entro settembre 19 settembre, minimo 2800 stars, massimo 1200 stars. Stakers di Juno, sempre 14 agosto, minimo 16 Juno. Stakers di Osmo, minimo 85 Osmo il 14 agosto. E anche gli staker di ANG Tokens. Quindi possiamo chiudere i criteri. Se rientri tra questi, clicca Connect Wallet e clicca Kepler Wallet. Come sempre ti chiede l'autorizzazione di connetterti a Stride.zone, quindi clicca prova due volte. Si sta connettendo il wallet, questa è la seconda volta, se ti ricordi. Primo step, devi prendere dalla faucet, dal rubinetto, alcuni Stride per poter portare avanti le transazioni la prossima volta, quindi clicca qua. Qui devi mettere il tuo indirizzo Stride. Da dove prendi il tuo indirizzo Stride? Dal tuo Kepler. Quei due clic che hai fatto prima ti hanno creato in automatico l'indirizzo di Stride. Quindi clicca sul tuo Kepler, scorri in basso, eccolo qua, indirizzo Stride, lo copi, quindi ci passi sopra, come vedi abbiamo 0 Stride, e lo incolli qua e clicchi richiedi token. Così, basta che clicchi e in teoria ci dovrebbe prendere il click. Eccoli qua, ti accorgi che i token sono stati spediti quando vedi questa scritta verde, token sent. Quindi, in teoria, se apriamo di nuovo il nostro Stride, ecco qua, dovremmo avere 0,002 Stride. Perfetto, riandiamo a copiarci il link di prima che ci prendiamo dal nostro gruppo, di cui credo tu faccia parte, quindi unisciti, ti metto il link qua sotto, lo trovi come AC69 Crypto Trading su Telegram e ci copiamo di nuovo, eccolo qua, app.stride.zone/airdrop. Perfetto, abbiamo preso gli Stride 0,0002 Stride, clicchiamo Start Claiming, ecco qua. Primo step, prendi i tuoi Stride gratis, clicca qua Claim. È molto facile, solo che devi seguire alcuni step. Clicca approva la transazione. Perfetto, gli Stride sono stati presi. Eccoli qua, hai preso i tuoi token gratis. Seconda cosa, per prendere il secondo step, il secondo airdrop, devi fare staking di alcuni Stride. Quindi clicca qua su stake. E qui ti dice che per prendere il prossimo 20% del tuo airdrop devi fare staking. Quindi clicca continua. Ti rimanda la tua dashboard del tuo Kepler, qui ovviamente ci fa aggiornare anche Kepler, quindi clicchiamo continua e tutto. Io come ho fatto? Ho semplicemente cliccato su Osmosis perché questo link non funziona bene. Come vedi, guarda wallet.kepler.app/chainosmosis e qui al posto di Osmosis ho scritto Stride con la R ovviamente, Stride. E come per magia ce lo apre. Per adesso il secondo link, perlomeno a me adesso che registro, non funziona, però poco male. Se anche a te non funziona, ti scrivi Stride qua in alto ed ecco qua come per magia che ti appare tutta la lista dei nodi validatori. Probabilmente, se ce la facciamo, troverai qua, magari verso gli ultimi posti, anche il nodo AC69. È 0% fees, vediamo se riusciamo a risolvere gli ultimi problemi tecnici e poi saremo online H24. Quindi se ti va, delega i tuoi Stride ad AC69, cercalo, basta che fai qua Ctrl F e scrivi AC69, ok? Ancora non ci siamo, adesso che registro, comunque cerchiamo di mettere a staking i nostri Stride per prendere il terzo airdrop. Gli stakeriamo con questo e Z staking. Non tutti, lasciati sempre una minima parte, quindi facciamo 0,55, clicca approva. Perfetto, la transazione è andata a buon fine, quindi abbiamo i nostri Stride a staking. Quindi andiamo sull'airdrop, riaggiorna la pagina perché qui rimane come continua, vedi ancora gira.
Quando aggiorni la pagina ti dice ancora Start Claiming, clicchi di nuovo e come vedi i primi due step li hai presi. Adesso per prendere il terzo airdrop di Stride, che è anche un po' quello più sostanzioso, quello più succulento, perché è più del doppio, è uno Stride in questo caso, anche nel tuo caso sarà più del doppio dei primi due airdrop, devi mettere a Liquid Staking i tuoi Atom. Quindi clicca Liquid Staking, clicca Continua. Adesso qua entrano in ballo gli Atom. Il minimo, l'ammontare minimo di Atom che devi avere per mettere a staking è 0,01. Eccolo, quindi puoi anche aggiungere il massimo. In questo caso io metto 0,9, ma 0,01, che è il minimo di Stride. Vuole il punto, non vuole la virgola. Eccolo qua. Otterremo indietro gli staked Atom. Ti parlavo già di Stride in qualche video fa qua sul canale YouTube AC69. Quindi se ancora non l'hai fatto, iscriviti adesso gratis, clicca la campanella, pollice all'insù e condividi questo video per farmi capire che è di tuo interesse, così avrai anche altri contenuti come questo. Ti ringrazio. Ne parlavamo qua di Stride, quindi in teoria dovresti sapere di cosa stiamo parlando, altrimenti fammi una domanda sotto e ci ragioniamo insieme. Quindi mettiamo a Liquid Stake il minimo per adesso per prendere l'airdrop, clicca Start Staking, così vedi anche come funziona il Liquid Staking. Mettiamo le commissioni basse perché ho pochi Atom a disposizione. Adesso che cosa fa? Trasferisce i tuoi Atom a Stride e Stride indietro ti dà gli ST Atom, ovvero gli Staked Atom, che è un'altra valuta che dovrebbe corrisponde uno a uno con i tuoi Atom messi a staking all'interno dell'app Stride. Ci prendi interessi e nel frattempo con i tuoi staked Atom puoi scambiarli come una valuta normale, come i tuoi Atom. Quindi è come far valere i tuoi Atom il doppio. Vediamo se questo giochino funzionerà nel lungo termine. Per ora ci prendiamo l'airdrop. Benissimo, guarda, spostiamo la finestrella, gli Atom sono trasferiti a Stride. Adesso il terzo step è approvare lo staking nel wallet di Stride, quindi clicca approva. Adesso sta mettendo staking i nostri Atom e vedi stake Atom ci dà indietro get staked Atom. Vediamo se ce li dà indietro e così ci dà anche l'ultima e terza parte, perfetto, dell'airdrop. Vediamo qua, aggiorniamo qui, continua sempre a girare, siamo un po' rincoglionito. Aggiorniamo qua e dovremmo avere un ulteriore, eccolo qua infatti, un ulteriore Stride 2.86 che puoi sempre mettere a staking o decidere se fare la regola d'oro. Qual è la regola d'oro? Ne parla per gli airdrop, ne parlavamo qua. Ne parlavamo qua nei commenti. Qual è la regola d'oro per gli airdrop? Ne parlavo qua. Vattela a leggere perché secondo me è veramente la regola d'oro. Te lo dico dopo aver sbagliato e perso migliaia di dollari. Non voglio che te dall'altra parte faccia la stessa cosa. Ok, già li ho persi io per te. Se non li perdere, vatti a leggere la regola d'oro e unisciti al gruppo Telegram e al canale YouTube. Bene, adesso andiamo a metterci a staking di nuovo. Cerca il nodo AC69 perché nei prossimi giorni ci dovremmo essere anche noi con 0% fees. Perché? Perché l'obiettivo è sempre dare indietro il massimo alla community, non prendiamo commissioni. Bene, spero che questo video, questo tutorial sull'airdrop gratis di Stride sia di tuo gradimento. Nel link sotto in descrizione trovi i link per i miei corsi con lo sconto massimo per la settimana del Black Friday. Trovi anche in ogni mio video sotto il corso su Cosmos che ti dice questo e tantissime altre dritte, ti fa partire da zero e ti fa capire i meccanismi e anche tutte le promozioni e bonus dedicati alla banda AC69. Da Leo, AC69 Crypto Trading, ti mando un caro saluto e ti ringrazio.